Fabrizio, terza vittoria su tre gare, una partita complicata oggi, probabilmente abbiamo preso un gol del momento migliore del nostro, siamo stati fortunati a non andare sotto 2-0 prima dell'intervallo, poi negli ultimi 10 minuti siamo riusciti addirittura a portare a casa questa partita e sembrava impossibile. Si è detto bene, la squadra si è espressa bene, come tempo insomma era abbastanza equilibrata la partita, però diciamo che il pallino non è cosa che abbiamo avuto noi. C'è stato questo gol abbastanza fortuito, con questa palla che è rimasta lì, e Vignante è caduto a terra, non siamo stati bravi ad andare sulla figura del centravanti del Romagna che ha tirato, penso che questo portiere purtroppo doveva intervenire di pugno, abbiamo preso un gol così, diciamo che noi siamo stati fortunati solo nell'episodio del rigore, perché al di là che era un rigore abbastanza, insomma, così. Però se vanno 2-0 è un'altra partita. Dopo noi abbiamo provato in tutte le maniere, poi siamo passati anche alla difesa 3 con 4 attaccanti in campo, e l'abbiamo recuperata e l'abbiamo vinta, insomma non è che ci vuole anche un pizzico di fortuna, però ecco, diciamo che nell'economia della partita chi ha creato di più siamo stati noi, insomma. Nel primo tempo abbiamo avuto tanto il possesso di palla, però negli ultimi 20 metri non si riusciva proprio ad essere pericolosi. Siamo mancati nell'ultimo tocco, eravamo sempre in ritardo con gli attaccanti su queste palle che capitavano in area, e loro riuscivano sempre a liberare palloni che magari potevano essere pericolosissimi. Dobbiamo migliorare in questo, però consideriamo che noi questa settimana abbiamo avuto la Coppa Italia, abbiamo lavorato così e così. Qualcuno è stanco perché con gli infortuni che ci sono stati ha sempre giocato, chiaramente il rendimento non è stato massimale, qualcuno ancora deve trovare la condizione migliore, però credo che nell'ottica della partita, nei 90 minuti, la squadra ci è stata bene, non dimentichiamoci che noi siamo una squadra giovanissima, perché tutti dicono Massese perché si ricordano Massese dell'anno scorso, questa è una squadra che parte con 6 under tutte le domeniche e in panchina entrano i 95 in campo, non è che entrano gli 86, gli 83, gli 84. Intanto bisogna fare un applauso a questi ragazzi che stanno facendo la grande, però insomma noi vogliamo fare un bel campionato, ma non ci possiamo prendere le responsabilità che sono di altre squadre che sicuramente hanno più forza economica di noi. Però la squadra sta dimostrando di essere una squadra compatta, il gruppo si sta formando, si vede, non le recuperi queste partite se non hai grande spirito di squadra e compattezza morale. Mister, dopo lo scalpo al Porta Elisa stavate a battere anche la Massese, però a 10 minuti alla fine è cambiato tutto. C'è questo grande rammarico perché i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare e stavamo riuscendo nell'impresa di mettere sotto la Massese, purtroppo il calcio è fatto di episodi e negli episodi oggi la Massese è stata, per quanto sia più brava e fortunata di noi, probabilmente dopo l'1-0 se avessimo avuto la fortuna di andare sul 2-0 con l'occasione del calcio di rigore, probabilmente la partita avrebbe preso una piega diversa, però col secco in mano non si fa niente, prendiamo atto e guardiamo quello che sono stati i nostri errori e le situazioni. Ho dato una serie di gol e guardiamo avanti per la prossima partita, che è già una partita per noi molto importante. È prematuro dire, dare un'idea di questo giorno, un po' sono stati risultati anche strani per contraddittori delle prime due giornate, oggi non abbiamo ancora il quadro completo. Comunque, chi possono essere le favorite secondo lei per vincere il nostro campionato? La terza giornata non c'è squadra favorita, la dimostrazione oggi. La Massese è un'ottima squadra e Romagna Centro se l'è giocata alla pari e poteva vincere. Il calcio e le partite, soprattutto a questi livelli, vengono giocate e vinte per molto spesso per episodi. Poi è chiaro che gli episodi bisogna far sì che uno li porti dalla propria parte per bravura, per concentrazione, per un pizzico di fortuna. Oggi la Massese negli episodi è stata secondo me un pizzico più fortunata di noi e ha portato a casa la partita. Dire dopo tre giornate che
e c'è una squadra che può ammazzare il campionato, secondo me. Andrea Vignali, il tuo ingresso nella ripresa ha aiutato la Massese a svoltare questa sfida che si era messa male, la rete dell'1-1 è la tua, cosa hai provato? Grande emozione, ma soprattutto grande felicità, perché è stata una grandissima vittoria per come si era messa la partita. Penso che l'anno scorso magari una vittoria del genere non sarebbe venuta, invece quest'anno penso che il gruppo è forte, oggi l'abbiamo dimostrato. Però bisogna stare coi piedi per terra, perché siamo ancora all'inizio, è lunghissimo il campionato e quindi bisogna continuare a lavorare, allenarci bene, e poi più avanti incominceremo a darci degli obiettivi. Domenica arriva il Fidenza, ti vedremo dall'inizio titolare? Speriamo, dai, sono pronto, cioè devo ancora lavorare, perché non c'ho ancora i 90 minuti, però dai, sono pronto.